Fa come se fossi a casa tua. Sarò lieta di aiutarti come potrò. Attraversa il fiume, quindi dirigiti a nord. Vedrai Whiterun sulla sua collina, dopo aver superato le cascate. Lo Jarl Balgruuf. Non voglio mancargli di rispetto, dato che per molti anni ha governato sul feudo di Whiterun, ma ora sembra aver perso il senno. Ha cercato di restare estraneo alla guerra, ma non potrà riuscirci per molto. Dovrà scegliere da che parte stare, e temo che faccia la scelta sbagliata. Questo non lo credo, ma lui e Ulfric sono stati ai ferri corti per anni, e temo che Balgruuf finirà per schierarsi con l'impero. Però è difficile pensare che Balgruuf arriverebbe a scegliere Elisif piuttosto che Ulfric. Ovviamente, Ulfric si batte per una giusta causa. È ora che Skyrim si liberi dell'impero. Forse un tempo l'impero ha agito per il bene di Skyrim, ma quei giorni sono storia passata. Vietare il culto di Talos è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dalmor dappertutto, che arrestano la nostra gente solo perché adora i nostri dei. Sono lieta di sapere che Ralof sta aiutando a scacciarli. Se fossi più giovane, avrei combattuto anch'io. Immagino che ora sia lo Jarl Elisif. Ha sposato il re dei re Thorig appena prima che Ulfric lo uccidesse. L'impero sostiene la sua pretesa di essere nominata regina delle regine. Non ho niente contro di lei, sinceramente. Non è certo colpa sua se suo marito Thorig si è venduto all'impero. Dopo la morte di Thorig, però, è stata ridotta a un burattino nelle mani dell'impero. Ulfric farà in modo che non salga mai al trono come regina delle regine. Qualcuno dice che l'ha assassinato. In realtà è stata una legittima sfida, nel rispetto della tradizione. Ulfric lo ha affrontato, accusandolo di aver tradito Skyrim, e lo ha battuto in singolar tenzone. Se Thorig non è riuscito a difendere il suo trono, non meritava di essere il re dei re. No, non fino a quando l'assemblea non ne sceglierà uno. E questo non avverrà prima che qualcuno riesca a vincere la guerra. Non preoccuparti, però. Per noi è Ulfric, il legittimo re dei re. Lui scaccerà l'impero e Skyrim avrà finalmente la pace. È la mia segheria. C'è anche chi pensa che sia la mia città, ma non lo è. Lo Jarl di Whiterun possiede la terra e la città. Io mi limito a pagare le tasse. Per scorte immagino tu intenda armi e corazza. Alvor può aiutarti, è il nostro fabbro. Te l'ho detto che nostra sorella ci avrebbe aiutati. Ma certo, non devi essere un Nord per combattere per la libertà di Skyrim. Dovresti venire con me a Windhelm e unirti alla lotta per liberare Skyrim. Oggi qui hai visto il vero volto dell'impero. Se c'è qualcuno che conosce il significato della venuta del drago, è Ulfric. Beh, forse no. È da più di un'era che non si vedono draghi a Skyrim. Ma da dovunque arrivi quel drago e qualunque cosa voglia, Ulfric lo scoprirà. Puoi contarci. Inoltre, ora hai le tue questioni da risolvere con l'impero. E il drago. Lo spero. Skyrim ha bisogno di persone come te che combattono per la sua libertà. Avanti, sarà meglio muoverci.
Uniscite bene, a noi. È tutto risolto. Ma non grazie a te. Vieni a Jorvasker, se vali qualcosa in combattimento. Certo che no, ma un vero guerriero non avrebbe rinunciato alla possibilità di sfidare un gigante. Ecco perché sono al fianco dei miei fratelli di scudo. Non sei dei nostri, eh? Mai sentito parlare dei compagni? Un ordine di guerrieri. Siamo fratelli e sorelle nell'onore. Se la paga è buona, possiamo risolvere qualsiasi tipo di problema. Non sta a me decidere. Dovrai parlare con Kodlak Biancomanto, a Jorvasco. Il vecchio sa leggere dentro le persone. Lui guarderà nei tuoi occhi e capirà quanto vali. Buona fortuna se andrai da lui. Cosa ti serve? Oggi il vento porta l'odore del sangue. Ci attende una buona caccia. Se vuoi cacciare insieme a me, devi avere piedi veloci e occhi ancora più rapidi. Che Helgen sia stata attaccata da un drago. Uno di quei mostri. Alto! La città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Anche Riverwood è in pericolo. Faresti meglio a entrare. Lo Jarl si trova a Dragonreach, sulla collina. Qualsiasi cosa, ma servono più spade per i soldati imperiali. Non posso pensare da sola a un ordine del genere. Perché non metti da parte il tuo stupido orgoglio e non chiedi aiuto a Erland Mantogrigio? Preferirei inginocchiarmi a Ulfric Manto della Tempesta. E poi Mantogrigio non rifornirebbe mai dalle giunte. Fa come credi, accetterò il lavoro, ma non aspettarti un miracolo. Non ho problemi ad affrontare i banditi, ma qui si parla di draghi. Il mondo deve essere impazzito. Cosa significa questa interruzione? Lo Jarl Balgruuf non riceve nessuno. Maggiori informazioni prima di agire. Volevo solo... E questo chi è? In qualità di Uscarlo, devo occuparmi dei pericoli che minacciano lo Jarl o la sua gente. Hai la mia attenzione. Ora dimmi ciò che hai da dire. Qualunque cosa tu debba dire allo Jarl, puoi riferirla a me. Sto iniziando bene, a pensare che... Voglio sentire cosa ha da dire.
Cos'è questa storia che Riverwood è in pericolo? Gerdur possiede la segheria, se non sbaglio. Un pilastro della comunità. Non è incline a follie e sciocchezze. Hai la certezza che Helgen sia stata distrutta da un drago? Non si è trattata di qualche incursione dei manto della tempesta andata male? Perismir, Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira tra le montagne. Lo Jarl di Folgrith la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta non così. Dovremmo... Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sarebbe meglio. Ben fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa. Hai reso un servizio a Whiterun, non me ne dimenticherò. Prendi, come segno della mia gratitudine. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti, troviamo Farengar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Farengar, credo di aver trovato qualcuno che possa aiutarti con il tuo progetto sul drago. Forza, fornisciligli tutti i dettagli. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Oh, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Subito al sodo, Niente chiacchiere inutili, così mi piace. Lasci questi dettagli a chi se ne deve occupare, giusto? Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle Cascate Tristi. Si tratta di una pietra del drago, dovrebbe riportare una mappa dei siti di sepoltura dei draghi. Va al tumulo delle Cascate Tristi, trova questa tavoletta che sicuramente sarà sepolta nella cripta principale e portamela. Semplice, no? Una vecchia tomba realizzata dagli antichi Nord, forse risalente alla stessa guerra dei draghi. Ah, forse vuoi solo sapere come arrivare là. Si trova vicino a Riverwood, un miserabile villaggio alcune miglia più a sud. Sono sicuro che una volta là, i locali sapranno spiegarti dove andare. Beh, bisogna conservare qualche segreto professionale, no? Ho le mie fonti, fonti affidabili. Puoi imparare, eh? Beh, temo di non essere un granché come insegnante. Dovresti provare a vedere all'Accademia di Winterhold. Verrò ora al tumulo delle priorità. Cascate Tristi con te. Qualunque Lo cosa Jarl possa esserci utile per affrontare questo bene, drago non lo sono o draghi, ci serve in fretta, prima che sia troppo tardi. Naturalmente, Jarl Balgruuf. A quanto pare mi hai trovato un assistente niente male. Sono certo che ti darà una bella mano. Se avrai successo, avrai il merito. Cosa c'è? Drag? Sei molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromelio. Septim per sfamare. Non ho fatto nulla. Sentito a rimandarti a Riverwood. Va bene, Oscar. Ce ne andremo immediatamente. E poi come
Hai provato il lavoro di mercenario? Potrebbe fare a caso tuo. Fammi sapere se vedi qualcosa che ti piace. Tutto è... un po' di tutto. Torna. Dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze. Niente. E che mi dici? Thank you.
Honeybrew, dai un'occhiata. Vediamo. Spero tu stia bene. Perché andiamo a un matrimonio in quell'angolo remoto dell'impero? Te lo dico, è il matrimonio. Non sei di queste parti, quindi ci andrò piano con te. Ma vedi di non infastidirmi. Sbaglio, stavi parlando con Sven? O forse... no, lascia perdere. È un bardo, o almeno così dice. Di tanto in tanto viene qui a darci una mano alla segheria. Crede che le sue ballate e i suoi sonetti convinceranno Camilla Valerius a sposarlo. Come se lei fosse così sciocca da dirgli di sì. Una donna intelligente e affascinante come lei non cederebbe mai a queste sciocchezze. O almeno spero. Stavo pensando che forse Camilla ha bisogno di un piccolo aiuto per vedere Sven per quello che è realmente. Non è che potresti consegnarle questa lettera dicendole che è da parte di Sven? Dovrei aver imitato alla perfezione la scarsa intelligenza di quel nord.
mostrerò quello che so. Va bene, allora. Avvertimi non appena avrai consegnato la lettera a Camilla. Nessuno mi crede, ma te lo assicuro, ho visto un drago! Orgnar, Orgnar, mi stai ascoltando? È difficile. La birra sta andando a male. Ce ne serve. Abbiamo stanze e cibo. E anche da bere. Cucino io. Non c'è. Hai l'aria affamata. Che ne dici di saziare quell'appetito? Dai un'occhiata qua. Sono venuti alcuni uomini dello Jarl e hanno lasciato questa lettera d'Italia. Mi hai sentito? Sì, la birra sta andando a male. Vedo che ci senti ancora bene. Assicurati di farti mandare presto una nuova fornitura.